uno non può mandare i figli a scuola sapendo di essere sicuri e invece poi riportano gravi ustioni come mia figlia. È in gravi condizioni la bambina di 8 anni ustionata a scuola dall'acqua bollente uscita da un termosifone. Il fatto è successo 2 giorni fa in una scuola elementare di Vittoria, nel Ragusano. Secondo il racconto del padre, mentre la bambina che frequenta la terza elementare era in piedi in classe di spalle, la valvola di un termosifone sarebbe esplosa e l'acqua bollente le sarebbe caduta con violenza sulla bassa schiena, le gambe fino alle caviglie. Sempre secondo la sua ricostruzione, dopo l'incidente i genitori avrebbero ricevuto una telefonata dal personale scolastico che li avvertiva di portare un cambio a scuola perché la figlia si era bagnata. Quando sono arrivati hanno trovato la bimba in lacrime con le gambe e la schiena ustionate. Un genitore deve poter mandare i bambini a scuola sapendo di ritrovarli per come li lascia. La piccola, dopo aver ricevuto le prime cure nell'ospedale Guzzardi di Vittoria, è stata trasferita al Cannizzaro di Catania, ricoverata in terapia intensiva nel reparto grandi ustioni. Non è in pericolo di vita, ma ha ustioni di secondo grado sul 15% del corpo, come ci racconta il dottor Rosario Ranno. Ustione di secondo grado intermedio, quindi tra il superficiale e il profondo, tutta la regione posteriore di entrambi gli arti inferiori e una parte del gluteo. È una bambina e quindi merita il ricovero in terapia intensiva. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Ragusa. Ieri si è svolto un sopralluogo congiunto nella scuola alla presenza degli inquirenti, con i tecnici dell'ufficio comunale e i rappresentanti della ditta che si occupa della manutenzione dei termosifoni, per capire cosa possa essere successo. I genitori e la nonna della bambina, molto preoccupati, raccontano che la piccola si lamenta ed è sofferente. Vogliono sia fatta luce al più presto su quanto è accaduto e si chiedono come sia possibile che proprio nella scuola, che dovrebbe essere un luogo sicuro e protetto, sia potuto accadere un incidente così grave. Spero che si possano prendere le loro responsabilità e mettersi una mano sulla coscienza.